mi riallaccio appunto a domanda relativamente all'utilità di una ipotesi di un plafond unico tra appunto sanità, previdenza e assistenza. Da questo punto di vista, diciamo, ferme restando naturalmente le valutazioni più strettamente tecniche, diciamo, quello che potrebbe essere un tentativo naturalmente di quello che è la proposta, il proposito di rendere sicuramente più appetibile il welfare integrato per certi versi, però per altri c'è anche da dire che le plafond attuali di deducibilità di sanità e previdenza integrativa, fermi sì da molto tempo, di fatto non, diciamo, non è che milioni di iscritti non riescono comunque ad usufruire di quelli che già ci sono, quindi al di là di tutto sicuramente sono altre le questioni che diciamo, a monte devono essere in qualche modo riviste. Sicuramente può essere una soluzione per liberare qualche risorsa e incentivare eventuali adesioni come la sanità integrativa, come in altre situazioni. Però rilacciandomi, diciamo, a quello che ha detto Baretta, al sottosegretario Baretta questa mattina, cioè l'idea di è ora di pensare a una nuova idea di welfare, perché quello che abbiamo assolutamente da rivedere non regge più, sicuramente allora, tenuto conto che il welfare integrativo è diciamo, una gamba fondamentale del sistema, è evidente che è opportuno intervenire, diciamo, e questa è l'idea poi sostanzialmente che è stata per certi versi già presentata al governo e che comunque in qualche modo verrà ulteriormente declinata, è la questione appunto di intervenire per la verità, diciamo, a monte del complessivo sistema. Questo perché diciamo, sanità integrativa e previdenza integrativa per buona parte naturalmente sono di natura negoziale e sapete naturalmente che sono frutto di quella che è stata una bilateralità che ha dato per molto tempo buoni, ottimi. È vero pure che però il sistema di relazioni industriali è stato un paese che il sistema di relazioni industriali è eccessivamente segmentato, questo ha portato alla creazione di strumenti, istituti diversi nei due settori che però in qualche caso hanno comportato, in mancanza appunto di un coordinamento complessivo, quella che è stata una diciamo, sovrapposizione di tutele, duplicazione di istituti, creando anche un po' una confusione nell'ambito, nei ruoli, questo anche poi per altri versi può incidere anche sul fronte delle adesioni, delle iscrizioni. E con anche una diciamo, dispersione delle risorse, senza che poi ci sia stata un'effettiva e concreta tutela dell'utente, lavoratore, cittadino. Quindi, diciamo, in generale, in questo sistema è arrivato il momento anche di fare diciamo, una sistemazione a livello di struttura e quindi intervenire per operare diversi settori, riduzione di istituti laddove ci sono sovrapposizioni per riordinare, razionalizzare il sistema in modo da poter diciamo così, generare delle situazioni di effettiva massa critica che possono avere dare concreta utilità e essere, cioè, sia sul fronte degli investimenti sia sul fronte dei servizi. Naturalmente diciamo, a livello di contrattazione, cioè quello che è il livello che può portare a una razionalizzazione effettiva del sistema è quello interconfederale. Da lì poi naturalmente potrebbe irradiarsi a tutto quello che è diciamo, le categorie e il territorio, come diceva appunto il collega di Confcommercio. È evidente che è un problema diciamo, molto più ampio. Ora poi, come sapete tutti, il sistema appunto, delle relazioni industriali sta vivendo una fase di particolare diciamo, criticità, per cui però questo diciamo, è l'intento l'intento macro, anche perché in qualche caso è evidente che ricreare pedissequamente settore per settore istituti dello stesso tipo, anche in assenza di un'effettiva platea di soggetti contributori, insomma, ha creato diciamo, una situazione diciamo, di confusione che per certi versi porta poi alcuni
alcuni istituti a dover soffrire situazioni appunto di precarietà sotto il profilo di sostenibilità e di gestione operativa. Questo da un punto di vista, diciamo, strutturale. E da un punto di vista poi naturalmente diciamo, di quelle che è l'organizzazione e l'operatività, che è comunque quello che è un sistema, diciamo, per certi versi ormai collaudato, nel settore della previdenza integrativa naturalmente di più, nel settore della sanità integrativa naturalmente sconta ancora diciamo, una mancanza di una definizione di un quadro ordinamentale completo, però tutto sommato, diciamo, possiamo parlare di un sistema per certi versi collaudato, che ha però necessità naturalmente di ulteriore impulso e di ulteriore diciamo, slancio sotto certi punti di vista. Per la previdenza, quindi chiedere appunto diciamo, eventuale al governo situazioni di revisione di aspetti fiscali, sì, ma deve andare di pari passo, insomma, ad altre richieste, per cui una maggiore sicuramente attenzione al sistema della previdenza complementare, che naturalmente, come abbiamo visto negli ultimi anni, è completamente mancato, anzi semmai c'è stato un atteggiamento contrario, chiedere il rilancio delle adesioni, e quello che ha detto il sottosegretario Baretta in effetti sotto certi versi è incoraggiante, perché vuol dire che insomma, c'è un'attenzione che evidentemente insomma, è delle ultime ore, e fermo restando naturalmente un quadro che deve rimanere certo di regole, deve rimanere certo, come dicevo appunto, come stavo già detto, sia dal direttore del Previdai che prima del direttore generale del Federmanager, e questo naturalmente di pari passo con quello che è un processo che possa portare poi appunto nell'ottica di questa razionalizzazione di cui parlavamo a ipotesi di aggregazione di forme pensionistiche, appunto per cercare di creare delle situazioni di dimensioni che possono appunto dare significatività sul fronte appunto delle masse gestite. E anche perché sotto questo profilo c'è da dire, c'è da ricordare che se non interveniamo in qualche modo poi a livello di contrattazione, comunque c'è un intento a livello normativo di realizzare, diciamo così, delle incursioni, se vogliamo, cioè il DDL concorrenza, ora all'esame del Senato, contiene la previsione di apertura di un tavolo tecnico tra appunto i ministeri competenti del lavoro, dell'economia, con la Covip e le parti sociali, pronto a redigere linee guida sotto quelle appunto linee guida per portare a favorire aggregazioni, forme di appunto fusione, così come è intervenito tutta una serie di altri aspetti. Quindi diciamo che c'è, diciamo, questa necessità a livello strutturale, così come per i fondi sanitari, cioè magari una maggiore attenzione sia appunto a livello normativo, ma anche appunto è importante che anche a livello di contrattazione ci siano diciamo, ulteriori interventi anche per stabilire quelle che possono essere anche delle dimensioni minime per certi versi che possono dare senso all'istituzione di strumenti di questo tipo. Questo, cioè, l'ottica più generale, proprio perché appunto dobbiamo puntare su questo diciamo, su questa forma di welfare, diventerà sempre più importante, sempre più sussidiaria di un sistema che, diciamo, non sarà più in grado di reggere, per cui è opportuno intervenire diciamo così, sotto tanti profili, prima di tutto quello strutturale e poi naturalmente per quello che riguarda tutti i vari aspetti dal punto di vista operativo, organizzativo e fiscale, eccetera.